Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale. Io sono Daniele, oggi mi vedete da solo, o perlomeno da solo ma in compagnia dei cani, e in questo canale troverete recensioni, test, prove di tecniche in ambito storico. Oggi faremo una spiegazione su come si mettono le fasce alle gambe. Come vi dicevamo anche nell'altro video, se non l'avete visto andatelo a vedere, ve lo mettiamo qua sopra. Come avete visto, le fasce alle gambe erano un indumento molto importante per qualunque tipo di persona nel Medioevo e servivano principalmente per proteggere la gamba. Quello di cui abbiamo bisogno è una striscia di stoffa abbastanza lunga da poter coprire dalla caviglia fino al ginocchio. Per quale motivo? Dalla caviglia perché noi in questo caso evitiamo che eventualmente erba, insetti o quant'altro possano entrare all'interno della gamba. E fino al ginocchio per quale motivo? Perché nel momento in cui noi le andiamo a fasciare, nel momento in cui noi le andiamo a legare, sia se abbiamo i lacci, sia se abbiamo per esempio dei ganci che vanno a fermare la fascia, in automatico il ginocchio, stando sopra il polpaccio, questa parte qua stando sopra il polpaccio e legandole sul ginocchio, noi evitiamo che tutta la parte della fascia vada a scendere e quindi ritrovandoci poi con degli scaldamuscoli sulla caviglia. Quindi questo non va bene, dobbiamo sempre fasciare tutto quanto fino a sopra il polpaccio, arrivando sul cavo popliteo e praticamente appena appena sotto la rotula. Dopodiché andiamo a legare, o di lato o comunque davanti, andiamo a legare la fascia e lei rimane comunque stabile. Un'ottima cosa sarebbe andare a legare proprio il cordino al di sopra del lembo di stoffa. In questo caso si ha la massima aderenza e la massima comodità. Bando alle ciance, facciamo vedere come si indossano. Come avete visto, io ho già una fascia arrotolata. I cordini sono all'interno. Per quale motivo? Perché fasciando dal basso verso l'alto, in automatico i cordini sono gli ultimi che compaiono e mi facilitano la legatura. Se dovessi fasciarle nel momento in cui sono srotolate, sarebbe un casino perché dovrei fare un sacco di giri intorno alla mia gamba e finirei per impicciare, per imbrogliare tutto quanto. Comunque sia, esistono due maniere fondamentali, una senza scarpa, la faccio vedere dopo, e una con la scarpa. La prima cosa è tirare leggermente su i pantaloni, se li avete molto lunghi, comunque, come in questo caso, comunque la caviglia sarà ben coperta, altrimenti se sono abbastanza corti vi manterranno scoperte un pochino le gambe, ma non è un problema. In questo caso, visto che sono larghi, noi andiamo a fare una piega sui pantaloni e il nostro piede deve puntare verso l'alto, quindi la nostra punta deve puntare verso l'alto. Per quale motivo? Perché il nostro polpaccio deve entrare in tensione così che la fascia risulti aderente e non scivoli dopo. Faccio la fasciatura, faccio aderire dietro il ginocchio e poi comincio ad avvolgere. Faccio il primo avvolgimento stringendo bene e comincio a roteare. Molto importante, nel momento in cui andate a mettere la fascia non deve risultare questo lembo sollevato. Più lembi sono sollevati, più la fascia tenderà a scendere. Quindi già dal primo avvolgimento noi dobbiamo decidere l'angolazione per salire verso la gamba. E continuiamo a salire. Nel momento in cui eventualmente per un cambio di dimensione della gamba questo effetto tende a tornare, noi possiamo semplicemente girare la fascia e continuare il nostro avvolgimento. Questa metodica di girare la fascia è una metodica che veniva usata anche durante la Seconda Guerra Mondiale.
Di solito in Inghilterra si vedono delle fasce avvolte in questa maniera. Continuo il mio avvolgimento, tenendo sempre questa parte aderente dietro il ginocchio. Vedete? È sempre aderente al mio corpo. Continuo ad avvolgere, passo dietro, il mio piede punta sempre verso l'alto. Nel momento in cui arrivo alla fine, i lacci si sono praticamente scoperti, avvolgo intorno al ginocchio, ma sempre sopra il mio polpaccio, e vado a fare una legatura. In questo caso faccio un semplicissimo fiocco e la fascia è agganciata. Nel momento in cui io mi vado a sollevare, i miei pantaloni tendono a creare quell'effetto palloncino tipico. Questo effetto palloncino mi permette di avere movimenti molto ampi delle mie gambe, mi permette anche di abbassarmi sulle mie ginocchia, evitando che le fasce tendano a scendere completamente. In questo caso, anche dopo 2 ore di trekking, come avete visto nel video, vi mettiamo anche questo qui sopra. Come avete visto, non c'è nessun problema a camminare, le fasce sono sempre stabili, non danno problemi in mezzo all'erba. E adesso vi mostro come si mette una fascia senza la scarpa. Allora, come vedete, ho levato la scarpa, ho riavvolto la mia fascia. La metodica è molto simile alla precedente, quindi farò vedere solamente la parte iniziale. Il piede va sempre tenuto verso l'alto. La fascia in pratica si avvolge da sotto il piede, in questo caso, e si fa un avvolgimento. Questo avvolgimento si passa una volta attorno, dopodiché va verso il tallone. Si riavvolge attorno, si sale verso l'alto e in questo caso si riallaccia ai pantaloni. Sui pantaloni si fa la medesima cosa, la medesima azione del lavoro precedente, piede all'insù e si continua ad avvolgere come se dovessimo mettere le fasce in una maniera normale. Questo effetto qua ricorda tantissimo, ad esempio, i lottatori di Muay Thai, quelli che si vedono con le mani e le gambe fasciate. A cosa serviva principalmente questa metodica? Nel caso, per esempio, non si portano i calzini, oppure se, ad esempio, voglio avere una protezione ulteriore dal freddo proprio sui piedi. In questo caso qua, mettendo la mia scarpa, io ho il piede molto più fasciato, molto più protetto e ovviamente anche molto, molto più caldo. Queste scarpe qua sono comunque scarpe fresche. In caso per esempio di pioggia o comunque in caso di freddo potevo rimanere più caldo. Detto questo, non credo che ci sia nient'altro da dire. Voglio salutare tutti quanti e ci rivediamo al prossimo video. Condividete, mettete like, commentate, che ci fa sempre piacere. Un grazie e ciao!